Non bisogna rubare mai niente a nessuno. E invece una regina dispettosa si è messa a rubare la banda larga, che ci serve per comunicare tecnologicamente. Ma ai bambini della scuola piace usare internet, perché ci fanno le ricerche, ci studiano e giocano. E i bambini della scuola, con un maestro bello e coraggioso, vanno... Ma fermiamoci, guardiamo e sentiamo questa storia magica e tecnologica. C'è un'aria strana, molto strana. La luce è strana, deve essere successo qualche cosa. Sì, me lo sento, ma che cosa? Non è che per caso i miei bambini o mamma? Raffaele, ma che c'è? Perché cammini così? Non stai bene? Certo che sto bene. Ah. Ciao, maestro. Ma che succede? Rossella, che succede? Ciao, tutto bene. Stiamo seguendo un programma da internet. Ma è un po' lento, stiamo aspettando. Ciao Giacomo, stiamo scaricando un pezzo musicale da internet. A fine giornata, quando sarà scaricato del tutto, te lo facciamo sentire. Dannazione, è successo qualcosa di grave, di molto grave. Sono preoccupato. Sono molto, molto, molto preoccupato. Anche io sono molto preoccupato. Secondo me, che sono lo scienziato più moderno del paese, succederanno delle cose antipatiche, antipatiche per i bambini della scuola. E non solo per i bambini, anche per quelli più grandi. E allora andiamocene, o ce ne stiamo qui, aggiustiamo questo posto, lo arrediamo e lo facciamo diventare una casa, o altrimenti ce ne andiamo. No. Che cosa hai deciso? No. Sob. Ma nel frattempo mi dai un bacetto? No, non possiamo connetterci, ci hanno rubato la connessione. Non possiamo usare la rete e tu mi chiedi un bacetto. Aspetta, forse funziona. Aspetta, sta per connettersi. No, ci toccherà riavviare il tutto. Anche io sono molto preoccupato. C'è l'aria tutta elettrizzata e non so perché. Basta un tasto, una connessione e subito, ma proprio subito, si possono scaricare film, immagini, suoni. E a me viene proprio una gran voglia di innamorarmi. Va bene, calmati. Però i bacetti a qualcun altro. A chi? A chi? Siamo soli, ci hanno rinchiusi qui. Siamo isolati, disconnessi. Dobbiamo scappare. E allora scappiamo. Però se restiamo, possiamo comprare un bel divano colorato, un tavolo di vetro e un grande armadio di legno chiaro. Poi, è chiaro? Non è chiaro un bel niente. Ferma! Sta per connettersi. Ferma. Forse funziona. Non funziona un bel niente. Va riavviato il tutto. Uffa, ma che hai oggi? Sei sempre a parlare di film, musica e bacetti. Un film d'amore pieno di baci e bacetti. Tra lui, bellissimo, e lei, bellissimissima. Come me. Adesso ci scarichiamo subito un film d'amore e ce lo guardiamo. Pieno di baci e bacetti. No, adesso ci connettiamo con i nostri educatori.
Così adesso posso chiedergli un bel consiglio su documentari pieno di giochi e giocattoli. Nonno scienziato? Nonna scienziata? Tanto è inutile che li chiami. Mamma Regina gli ha fatto un incantesimo e ora sono costretti a rimanere nel giardino del castello senza telefoni e schermi. Non possono più entrare nel castello e non possono nemmeno più parlare. Sono diventati muti. Peggio, gli hanno tolto tutti quanti i computer e ora non possono fare più nessuna ricerca. Accidenti, proprio oggi che volevo usare le loro ricerche per i miei giochi. Invece guarderei con me un film d'amore con un bellissimo attore protagonista. No! E invece sì! No! Sì! Dunque, in seconda B stavano seguendo un programma sul computer, lentissimo. In terza H, invece, stavano scaricando un pezzo musicale da internet, lentissimo anche lui. Rete, connessione, alimentazione, sì! È tutto isolato! Ma sì! Sta per succedere qualcosa! Ho capito cos'è successo! È tutto spoglio! Deve succedere qualcosa! È sparita, oppure hanno rubato la... Grande idea hai avuto, cara! Rubare la banda larga in tutto il paese. Nel paese basta mail, sms, download di film, teletecnologie, comunicazione. Basta banda larga. Ma la banda serve per fare la musica, i concerti, nelle feste del paese. E mi dispiace che in questo paese nessuno possa più ascoltare musica, movimento, suonare. È un'altra la banda che abbiamo rubato. È la banda larga. Larga? E non c'entra niente con la musica. C'entra! Perché adesso dobbiamo presentare la nostra canzone. Banda larga. Venite. Banda larga. Abbiamo fatto una banda larga. Banda larga. Adesso rondo di. Bambini, forza, tutti seduti, per favore. Seduti, forza. Ragazzi, dai, per piacere, tutti giù. Per piacere. Seduti. D'accordo. Seduti, per favore. Ci hanno rubato la banda larga, ok? Ma com'è possibile? Voglio dire, chi è stato? Non so, cos'è? Un incantesimo? Una magia? Maestro, se è una magia, allora andiamo al castello. Al castello? Maestro, secondo me è stato Domenico. Quello sono 5 giorni che non viene a scuola. E zitto, Domenico è a casa perché non sta bene. Andiamo al castello dove vivono il re e la regina. E la principessa. E il principino. Ragazzi, se nessuno ha un'idea migliore, andiamo! Mamma! Ma se hai rubato la banda larga, allora i bambini in città si sentiranno più soli e verranno a trovarci! Mamma, ho saputo che a scuola c'è un maestro bellissimo. Sarà possibile conoscerlo? Senza la banda larga non potremo neanche più connetterci con gli altri scienziati! Però, per consolarci, tu potrai leggermi un bel libro. Sì, ma un libro è una cosa, mentre la tecnologia moderna è un'altra cosa! No, va bene. Però ti do lo stesso un bacetto. Oh, un bacetto. Fermo! Sta per connettersi. Forse funziona. No! Niente, è tutto da riavviare. Maestro, siamo guariti, non parliamo e non camminiamo più come prima. È vero, ma visto che non c'è più la banda larga, se noi tornassimo a fare delle ricerche su internet, sarebbe ancora tutto lento, difficile e noi ci ammaleremmo di nuovo. Dai! Sicuramente!
Ovviamente è stato Domenico. Quello sono già 5 giorni che non viene a scuola. È vero! Domenico! Prestami la bicicletta che devo andare in città. Basta prendere il treno. Ma sei tutto bloccato con sta banda larga che è sparita. I treni stanno impazzendo, persino gli aeroporti. Allora me la dai? Mamma, hai visto quanto è bello il maestro? Io non lo sapevo mica che i maestri fossero così belli. Sì, ma noi nobili siamo più affascinanti. È vero, papà! E siamo anche più ricchi. Se volete parlare con la principessa, digitate 1. Se invece digitate 2, voi volete comunque parlare con la principessa. E anche se digitate 3, 4, 5, 6. Chi sei? Abbiamo visite. Ma qui non risulta! No, sento delle voci di bambini! Ma non risultano bambini! C'è anche un maestro! Ma il maestro qui non risulta! Ragazzi, Regina, maestà, ragazzi... Benvenuti! Scusate per questa accoglienza, avremmo potuto provvedere con un po' di musica. Magari una banda. Magari tanti giochi per tanti bambini. Magari potevamo scaricare un bel film. Vedete, il fatto è che hanno rubato la banda larga in paese e nessuno riesce più a connettersi, a fare collegamenti. Meglio, un ritorno alla comunicazione del corpo, al ballo. 1, 2, 3. E poi, senza le connessioni potrete usare di più la parola. E non è più bello ascoltare, parlare. Le parole d'amore sono le più belle. Aiuto! Aiutateci! Non sentite una voce? Nessuna voce! Non ho sentito nessuna voce! Un file scaricato male! Un file craccato! E adesso basta parole! E basta comunicazione! Una domanda. Ci permettete di frugare nel vostro castello? Come vi permettete? Noi! Nobilis de nobilis, nipoti di nobilis de nobilis, proprietari di questo castello da quando non esistevano scuole pubbliche e bambini impertinenti. E comunque andate, cercate pure questa banda larga, salite, scendete, andate, mi raccomando, rapidi, e intanto noi cantiamo e balliamo. Mo. E quando se no? Mo. Banda larga, abbiamo fatto la banda larga.